Ciao a tutti, sono Claudio Di Simone, Castomar. Ultimamente ho pubblicato dei video dove parlano dell'armonica blues, ma con alcuni vostri consigli capito che ci sono anche persone che stanno iniziando adesso a soffiare dentro l'armonica. Quindi la prima cosa che dobbiamo dire è quando uno va al negozio e compra un'armonica, trova la tonalità sulla scatoletta, appunto, del modello di cui uno sceglie. Questa è una Special 20, una Special 20, dove c'è la lettera A, significa la tonalità è in La. Questo è in linguaggio anglosassone. Poi questo è il modello, un modello che si chiama Marimba Band. Abbiamo la lettera G, che sarebbe Sol. Vediamo un po' la lettera E mi sembra questo Marimba Band. Poi abbiamo anche modelli come la Golden Melody. Questo è un altro modello, questa è la lettera C, che sarebbe Do. Quindi adesso vi ho fatto uno schemino dove vi riporto C equivale al Do, il D equivale al Re, E equivale a Mi, F equivale al Fa, poi abbiamo il G al Sol, A uguale La, B uguale Si, B uguale Si bemolle. Poi ci sono le altre, comunque quelle per chi inizia, queste qua già sono sufficienti. Allora, il metodo che ho fatto sul bending, il video che ho fatto sul bending parlava di un'armonica in Do, quindi in chiave, vediamo C. Quindi se uno compra, vuole, ha intenzione di comprare un'armonica in tonalità di Do, sulla scatoletta ci deve essere la lettera C. Dopo più in là vedremo il rapporto tra tonalità del brano e tonalità dell'armonica da usare. È chiave. Quindi, per iniziare, prendiamo sempre un'armonica in Do. Quello che dovete cercare di riuscire a fare è di riuscire a prendere una nota singola per volta, quindi riuscire a mandare l'aria in un foro alla volta per ottenere una nota pulita.
così è una nota sporca il do, sto soffiando sul primo foro, vi ricordo che prendiamo come esempio un'armonica in do, quindi lettera C, note soffiate sono quelle sopra e note aspirate quelle sotto. I numeri sono quelli che voi trovate sopra ogni armonica. Non so se si vede, comunque per chi ha un'armonica sono sopra, ci sono incisi, ci sono incise dei numeri che corrispondono al foro 1, 2, 3, 4, 5, fino al 10. Questa è l'armonica diatonica, parliamo di armonica diatonica. Quindi, soffiando sul primo foro, noi abbiamo una nota do, aspirando la nota re, sempre sul primo foro, soffiando, abbiamo sul secondo foro abbiamo il Mi, aspirando abbiamo il Sol, sul terzo abbiamo soffiato il Sol, sul terzo aspirato abbiamo il Si, poi si riparte dal quarto foro, Do soffiato, Re aspirato, Mi quinto aspirato, Fa, Sol, La, poi qui già abbiamo il Si, l'abbiamo sul settimo foro aspirato, Do, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Qui abbiamo tutte le note della nostra scala di Do. Poi abbiamo se troviamo al settimo foro soffia Do, poi abbiamo il Re sull'ottavo aspirato, Mi ottavo soffiato, il nono aspirato è il Fa, il nono soffiato è il Sol, il decimo aspirato è La e il decimo soffiato è il Do. Queste sono le note che noi troviamo soffiando semplicemente dentro la nostra armonica, cioè tirando, soffiando e tirando l'aria dentro i fori. Adesso vi faccio sentire la scala di Do partendo dal quarto foro soffiato fino ad arrivare al settimo soffiato, semplicemente soffiando e aspirando nei buchi. Quindi quando arriviamo, io faccio Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, riaspiriamo ancora Si, Do, Do, Si, aspirato ancora La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Quindi l'unica cosa che trovate qui che
si alterna, diciamo, si alterna, soffiato, aspirato, soffiato, aspirato, aspirato, soffiato. Quindi. Quindi la cosa che voi adesso dovete fare, dovete esercitare a fare per poi passare più in là al bending, è quello di riuscire a prendere la nota pulita, questa. Ad esempio, così. È sporca perché prendiamo anche le altre note che sono a fianco. Per fare questo voi cercate di far finta di fischiare, quindi in modo di mandare l'aria nel foro, di cercare di mandare l'aria nel foro più preciso. Questa è tutta una questione di esercitazione. Col tempo sicuramente ci riuscirete, non vi demoralizzate all'inizio, se la nota non vi esce pulita, ma con un po' di esercitazione sono convinto che ci riuscirete, anche perché ci sono riuscito anche io, che come voi ho iniziato a suonare l'armonica, all'inizio avevo questo problema. Cosa dire? Spero di essere stato quasi chiaro. Non dico chiaro, però quasi, per vi fatto capire qualcosina in più. Quindi ricordatevi, la chiave della vostra armonica che comprate sulla scatoletta e anche sulla armonica, se voi l'aprite poi è incisa sul cover della vostra armonica, quindi quando aprite sul lato dell'armonica c'è la lettera in cui è, perché può darsi pure che compare una scatola che dentro ci sia, che fuori ci sia una lettera e all'interno l'armonica è stata invertita. Quindi controllate sia l'armonica che la scatoletta, se hanno la stessa tonalità. Niente, quindi cercate di esercitarvi a prendere il foro singolo, perché questo è importante per andare avanti, per poi avere il bending e fare anche altre tecniche, e con un po' di pazienza sono sicuro che ci riuscirete. Grazie e al prossimo video. Ciao.